di accedere allo studio. In troppe zone del mondo tanti giovani ne sono privi, ma anche al fatto che oggi specialmente diritto alla cultura significa tutelare la sapienza, che giunge a alimentare divisioni, a giustificare sopraffazioni, non è cultura. Cultura, lo dice la parola, è ciò che coltiva, che fa crescere l'umano. E davanti a tanto lamento e clamore che ci circonda, oggi non abbiamo bisogno di chi si sfoga strillando, ma di chi promuove buona cultura. Ci servono parole che raggiungano le menti e dispongano i cuori, non urla dirette allo stomaco. Non accontentiamoci di assecondare le audience, non seguiamo i teatrini dell'indignazione che spesso nascondono grandi egoismi. Dedichiamoci con passione all'educazione, cioè a trarre fuori, educere il meglio di ciascuno per il bene di tutti. Contro una pseudocultura che riduce l'uomo a scarto, la ricerca a interesse e la scienza a tecnica, affermiamo insieme una cultura a misura di uomo, una ricerca che riconosce i meriti e premia i sacrifici, una tecnica che non si piega a scopi mercantili, uno sviluppo dove non tutto quello che è comodo è lecito. Secondo, diritto alla speranza. Tanti oggi sperimentano solitudine.